andare negli Stati Uniti, no? È una cosa, era un sogno, è stata un'esperienza sicuramente particolare, no? E poi sfilare in una città come Chicago con un'opera realizzata a Putignano è stato un motivo di orgoglio e di soddisfazione, non solo personale, ma penso anche per il Carnevale di Putignano. Ci sono tanti momenti particolari, belli, dalle nottate passate qui a dormire un'ora nelle sacrificazioni al caldo per poter poi ultimare i lavori, questo parlo nell'ultimo periodo, no? Quando c'è imminente la prima sfilata, gli apprezzamenti della gente, al riconoscimento anche come classifica, no? Noi partecipiamo a un concorso a premi, quindi sai, a stare sul podio, vincere anche il primo premio, sicuramente rimane come un bel ricordo nel nostro divano. Un giocattolo in una vetrina piuttosto che un'immagine in TV, no? Mettevi in piedi il carro partendo dal soggetto, a volte dal tema magari di carattere sociale, dalla sanità, no? Ti colpiva come tema, tra virgolette avevi 5-6 mesi per realizzare e poi costruire intorno il carro. Adesso col tema sei obbligato ad aspettare un attimino quelli che sono i tempi della fondazione, quindi che ci comunica qual è il tema e poi cercare di mettere in piedi l'idea e riportarla sul campo. L'interrogativo è, secondo me, il mostro è chi sta in gabbia o chi sta fuori, cioè l'essere umano che fa queste cose qua. Quindi da qua è nata l'idea, l'abbiamo messo su carta, invertendo i ruoli, l'uomo in gabbia e gli animali all'esterno. La prima sera mi sono trovato a curiosare, la seconda ho dato una mano a spostare qualcosina, la terza avevo il camice addosso e le mani in colla, quindi a manipolare quella che è la carta pesta. Diciamo che sicuramente chi vive o chi sta in questo ambiente, non dico che ce l'ha nel sangue, però sai, è una predisposizione particolare, quindi viene quasi naturale e spontaneo avvicinarsi a questo mondo qua. Niente, Putignano sanno della nostra passione, quindi dal bar a chi compra quotidianamente il quotidiano li mette da parte, noi passiamo sì, dal commercialista piuttosto che, ripeto, dal bar, dal barbiere, chiunque, no? O a volte trovi la busta fuori dalla porta perché sanno, no? Che noi passiamo, prendiamo, mettiamo su. C'era un vecchio detto, lo dicevano i miei nonni, che nei putignanesi nelle vene non scorre sangue ma coriandoli. Questo dovrebbe dare il senso di quello che è il carnevale per i putignanesi.